Buonasera a tutti e bentornati alle nostre serate dedicate in vito al viaggio. E che stasera parliamo di viaggi e ritorniamo a parlare di un paese a me caro. Io già ho parlato di questo paese, il nostro primo incontro è la Georgia. Il nostro primo incontro abbiamo parlato in generale di questo paese, dove si trova, un po' le caratteristiche in generale, quindi magari chi non ha avuto modo di vederlo può ritrovare queste informazioni già date a voi nel video del nostro canale YouTube, dove trovate non solo il mio viaggio, ma anche gli altri viaggi proposti dai miei colleghi. Quindi per quanto riguarda la Georgia, diciamo le informazioni in generale sono state già date, quindi non voglio annoiarvi ancora. Comunque, come già precedentemente detto, questo paese io ho già diversi anni che lo frequento, esattamente da luglio del 2017. Io la prima volta sono andata per lavoro per fare un trekking nelle montagne del Caucaso, nel parco del Tusceti. E mi sono letteralmente innamorata di questo paese, che ho continuato a frequentarlo, a frequentarlo, e da un viaggio, dal primo trekking, sono nati ad oggi ho quattro viaggi attivi in questo paese. E due viaggi li ho già un po' narrati e raccontati nel nostro primo incontro sulla Georgia. Sono due viaggi che sono fatti nel mese prossimo di ottobre, un viaggio, un trekking a cavallo nel Parco Vajdolovani e un altro viaggio, un tour un po' per tutti, e che invece viene svolto nella parte occidentale della Georgia, nel Mar Nero. E di questi due viaggi trovate il video del mio primo video dedicato alla Georgia, e poi sul nostro sito trovate tutti i nostri riferimenti sul nostro canale YouTube, trovate di ogni viaggio lo specifico, il programma, le date, dove, quando, perché e giorno per giorno. E poi un'altra cosa importante, io lo chiedo, lo dico sempre, però non smetto di ripeterlo, per qualsiasi dubbio, per qualsiasi cosa, per favore, avete nel sito l'email e il mio numero di telefono, quindi non vi chiedo altro che contattarmi e chiedere qualsiasi cosa vi possa venire in mente sul viaggio, sul paese. Io sono qui a disposizione, questo è il mio lavoro, e poi soprattutto per questo paese con amore talmente ampio che per me è un piacere poter condividere la conoscenza che in questi anni e mano a mano sto prendendo sulla Georgia, poterla condividere con voi. Quindi non esitate, per qualsiasi cosa, posso, non posso, questo tipo di viaggio, non so perché, boh, chiamate, ok? Allora, quindi di due viaggi già ho parlato, poi ho altri due viaggi che vengono fatti d'estate. I viaggi estivi sono trekking nelle montagne del Caucaso. La prima data era la fine di luglio, primi di agosto. Non riusciamo, ovviamente, per ovvi motivi, a organizzarlo, ora è troppo tardi, quindi il primo viaggio, la prima data salta, mentre invece la seconda data del viaggio del trekking in Georgia, nelle montagne del Caucaso, nel parco del Tusceti, viene fatto. E la data di questo viaggio è d'agosto, dal 18 al 28 di agosto, quindi siamo in tempo, fortunatamente, per fare tutto. E inoltre il paese ha riaperto al turismo dal 1° di luglio, è possibile ritornare in Georgia, è possibile già da adesso comprare il biglietto aereo, e anche, tra le altre cose, in questi ultimi anni sono nati dei voli diretti dall'Italia e la Georgia, che ha facilitato molto l'arrivo a questo paese. Quindi, mentre i primi viaggi dormivo all'aeroporto di Malpensa e facevo degli scali interminabili a Istanbul, ora questo problema non c'è più. Si vola con 3 ore e mezzo, 4 ore dall'Italia, si arriva in Georgia. E questi voli già dal 1° di luglio sono attivi. Anche su queste informazioni, voli, compagnie aeree, io ora non posso
stare a parlare di questo in un video, preferisco parlare di altro, chiamatemi, sono a disposizione. Anche per queste informazioni che per un viaggio sono importanti. E poi ovviamente il volo, secondo di dove uno arriva, dove vive in Italia, può essere meglio un aeroporto invece che un altro, un volo invece che un altro. Quindi queste sono informazioni magari che possono cambiare, sono diversi per qualsiasi persona. Allora, questo viaggio, come vi dicevo, si può fare. La Georgia ha riaperto, quindi sono felicissima. Io ho già comprato il volo, quindi io ritorno in Georgia ad agosto. Arriverò prima di voi, perché per me è importante arrivare prima, perché le cose da organizzare sono tante. E questo viaggio, come vi dicevo, è dal 18 al 28 di agosto. È un trekking nel nord-est della Georgia, nelle montagne del Caucaso, esattamente nella zona del Parco del Tusceti. Ed è una traversata. Noi camminiamo 5 giorni dal paese di Omalo. Noi arriviamo a Shatili, che non si trova più nel parco del Tusceti, ma in un'altra zona che è il Casureti, ma è l'ultima parte del nostro trekking. E questa zona, per orientarvi, anche trovate ovviamente tutte le cartine anche su Google, dove volete. Poi anche nel nostro sito, ovviamente, queste cartine ci sono indicate. Si trova questa zona delle montagne del Caucaso e in particolare il parco del Tusceti a nord-est della capitale, che è Tbilisi. Ora, alle mie spalle c'è anche una cartina della Georgia, ma è un po' difficile farvi vedere tutto, però questo per dirvi ho tutto della Georgia, no? Che questa cartina solitamente sta nella mia camera. Allora, questo trekking in queste montagne dura esattamente 5 giorni e è una traversata. Siamo sempre sui 2000 metri, siamo in montagna, e per questi 5 giorni, poi c'è il giorno dell'arrivo dove non si cammina ma si raggiunge il luogo da dove poi partiamo per la nostra escursione. Nella durata del trekking noi dormiamo in guest house, che sono case private che sono state riadattate per la ricezione, e sono case di praticamente dove i proprietari sono famiglie, quindi siamo in una situazione molto molto familiare, molto semplice, dove le mamme cucinano, si mangia benissimo. E nelle altre notti, 3 notti in guest house e altre 3 notti invece che sono in tenda. Questo perché durante il nostro percorso a piedi attraversiamo dei posti splendidi, dove però non c'è niente, per questo sono splendidi, dove noi allestiamo un campo e dormiamo in tenda. E per quanto riguarda le tende, l'allestimento del campo, preparazione cibo e tutto è organizzato da noi. E da me e dalle guide locali che collaborano a questo viaggio, che senza di loro non potremmo fare questo. Quindi di questa parte qui non vi dovete preoccupare, perché è tutta pensata e gestita da noi. Voi non dovete fare altro che decidere. Ok, voglio vedere un posto diverso, voglio vedere qualcosa di incredibile, voglio un trekking vero in montagna. Ecco, questo è il viaggio per voi. E poi per quanto riguarda il trasferimento dall'aeroporto all'albergo, i transfer privati di trasferimento che servono per arrivare al punto di partenza del trekking, il ritorno a Tbilisi, perché il punto di ritrovo è la capitale, è Tbilisi, il rientro a Tbilisi. Le visite che sono inserite in questo viaggio, le visite culturali, la degustazione del vino, le guide locali, i cavalli, che anche loro fanno parte del viaggio, tutto questo aspetto qui è organizzato da noi, e se no non sarebbe un viaggio organizzato. E questo trekking è di 5 giorni, come vi dicevo, in montagna, siamo sempre circa sui 2000 metri, si sale e si scende. Poi nel nostro sito trovate programma giorno per giorno e con le diversi dislivelli, le altitudini.
Noi camminiamo con uno zaino leggero, ognuno di voi avrà lo zaino con le cose che servono per la giornata. Il bagaglio principale è portato dai cavalli, ovviamente tutta l'attrezzatura, tende, bagaglio, anche sacco a pelo e altro è portato dai cavalli che fa parte di questa carovana che si formerà di persone e animali. E i cavalli vedrete. Chi verrà, chi deciderà di fare questo viaggio fa parte della cultura georgiana e soprattutto della cultura della popolazione Tushi che sta all'interno del parco e si chiama Tushi. E quindi il cavallo sarà un elemento fondamentale d'aiuto, ma sarà anche un modo per voi per capire questa cultura del cavallo che è veramente fortissima in questo territorio. Quindi sarà bello anche non camminare con l'ausilio di questi grandi animali che ci aiutano tantissimo. E durante il percorso avremo modo, come vi ho detto, di dormire nelle guest house, quindi di vedere le famiglie, di avere contatto con la popolazione locale. E poi durante il nostro percorso ci sono gli incontri con tutte le persone che abitano la montagna, perché la montagna in Georgia, nel Caucaso, è sempre abitata, soprattutto d'estate. Anche d'inverno, ma ora d'inverno un po' meno, però anche d'inverno è ancora abitata. D'estate si ripopola di famiglie che tornano alle case di origine, poi ci sono i pastori, ci sono gli animali, ci sono quindi i cavalli, mucche, pecore, quindi è bello proprio durante il nostro cammino non solo di godere di queste grandi montagne, di queste estensioni incredibili, ma anche degli incontri che faremo durante le nostre giornate. Quindi avrete modo di vedere una montagna ancora viva, vissuta, che oggi come oggi non è facile da ritrovare nelle nostre zone. E lo dico con abbastanza sicurezza perché io sono guida, però avendo sempre amato camminare la montagna, ho gestito anche dei rifugi, quindi ho vissuto anche la montagna, non ho solo fatto la turista, ma ho gestito un rifugio, un Appennino per 9 anni e 3 anni un rifugio nelle Alpi Apuane, quindi vivere la montagna e fare l'esperienza di montagna mi fa dire anche queste cose con una certa sicurezza. E purtroppo negli anni di gestione del rifugio ho visto proprio lo spopolamento delle nostre montagne, soprattutto dell'Appennino. E mentre invece in Georgia ho trovato quegli aspetti di vita di montagna che da noi è più difficile trovare, ora perlomeno nelle nostre zone, la Toscana dove io vivo. E tornando al nostro viaggio, dopo questi 5 giorni di trekking, noi sempre attraverso la nostra organizzazione torniamo a Tbilisi, nella capitale della Georgia, dove qui ci prendiamo dei giorni per fare delle visite di tipo culturale e enogastronomico. E visitiamo ovviamente la città, che è una città fantastica, è un centro culturale incredibile. Tbilisi a livello culturale e artistico è un incrocio tra la cultura occidentale e la cultura orientale, quindi merita una visita questa città. E poi facciamo delle visite anche nell'antica capitale, Mesheta, e visitiamo anche un sito archeologico e storico veramente importante per la Georgia, ma non solo, perché sono stati fatti dei ritrovamenti molto particolari. E questa località si chiama Damnisi e si trova a sud del paese, a sud-est del paese. Quindi facciamo una visita anche in questo sito archeologico. Poi visiteremo anche il monastero, Ala Verdi, Tel Avi, insomma, sono tante le cose che andremo a fare. E per quanto riguarda invece la parte diciamo dei prodotti locali, dedicheremo anche del tempo all'assaggio del vino georgiano, perché il vino nasce in Georgia e ancora oggi il vino è prodotto con le anfore, quindi avrete occasione di assaggiare e degustare questo vino che ancora oggi viene prodotto con questo antico metodo. E quindi anche questa sarà un'esperienza per capire l'anima del paese. E altre cose voglio
annoiarvi, ma voglio che in voi cresca un po' la curiosità di questo paese e che magari attraverso questo video vi venga voglia di chiamarmi e di sapere nei dettagli qualcosa di più. Come vi dicevo, questo paese lo sto frequentando da 2017 e non solo accompagnando gruppi, ma anche proprio per i miei interessi personali. Io appena ho un po' di tempo volo in Georgia. L'ultimo mio viaggio in Georgia è stato a cavallo tra gennaio e febbraio e poi attraverso questa esperienza con questo paese ho fatto anche altri viaggi miei personali, che poi spero che piano piano anche questi si trasformino in viaggio, però col tempo. Insomma, intanto sono a quattro viaggi, quattro proposte, quindi sono molto contenta di questo lavoro che ho condotto in questi anni in questo paese e soprattutto anche sono contenta dei rapporti, delle relazioni che ho stabilito diciamo con le guide locali, con le persone del posto. E inoltre, attraverso questa frequentazione con la Georgia è nato anche un libro fotografico con testo del mio viaggio condotto qualche anno fa e che poi è diventato uno dei viaggi proposti a ottobre, il trekking a cavallo, questo insomma per dimostrare proprio questo attaccamento a questa terra che ha prodotto anche questo libro, insomma, e che non è che io nei miei viaggi tutte le volte produco libri, è il mio primo libro della mia vita, ma questo per dimostrarvi che questa passione per questa terra ha fatto proprio nascere un sacco di cose e di lavori che contemporaneamente cerco di portare avanti. Il libro, il viaggio e altro ancora che magari se, con un po' più di tempo e camminando insieme avremo modo di parlarne in maniera diversa. E quindi io vi invito a contattarmi e spero di avervi con me in questo viaggio di fine agosto, dal 18 al 28 di agosto. E adesso c'è tempo, come vi dicevo, per prepararsi, allenarsi, acquistare il biglietto e fare tutto quello che serve per arrivare pronti per questo trekking nelle grandi montagne del Caucaso. Adesso vedrete un piccolo video, una raccolta di foto, qualche foto di questi anni, di questo viaggio di cui vi ho appena parlato da Omalo a Shatili, quindi qualche immagine, sono 3 minuti di video, quindi insomma se avete voglia di l'ultimo sforzo e vedere di cosa si tratta e in qualche maniera sarà un modo per già iniziare a viaggiare attraverso queste immagini in queste bellissime montagne dove vedrete anche i nostri cavalli e questi spazi meravigliosi dove cammineremo e alcuni di questi dove anche dormiremo con la nostra tenda. Altri pochi minuti e grazie ancora e spero veramente di vedervi con me a camminare nelle montagne della Georgia. Ciao ancora, grazie. Thank you.
Thank you.